Il Pantheon è il monumento romano che vanta il maggior numero di primati. È il meglio conservato, ha la cupola in muratura più grande di tutta la storia dell'architettura, è considerato l'antesignano di tutti i moderni luoghi di culto ed è stata l'opera dell'antichità più copiata e imitata. Michelangelo la considerava opera di angeli e non di uomini. Il punto in cui sorge non è casuale, ma è un luogo leggendario della storia della città. Secondo una leggenda romana, infatti, questo era il posto dove il fondatore di Roma, Romolo, alla sua morte fu afferrato da un'aquila e portato in cielo fra gli dei. Ma a che cosa serviva e cosa indica il suo nome? Il nome deriva da due parole greche, pan, tutto, e theon, divino. In origine, infatti, il Pantheon era un piccolo tempio dedicato a tutte le divinità romane. Fatto erigere tra il 25 e il 27 avanti Cristo dal console Agrippa, prefetto dell'imperatore Augusto, l'edificio attuale è in realtà opera di successive e imponenti ristrutturazioni. Domiziano, nell'80 d.C., lo ricostruì dopo un incendio, 30 anni dopo colpito da un fulmine prese nuovamente fuoco. Fu allora ricostruito nella sua forma attuale dall'imperatore Adriano. Sotto il suo regno l'impero di Roma raggiunse il culmine del suo splendore, ed è probabile che la struttura attuale sia frutto proprio del suo genio eclettico e dei suoi gusti esotici. Infatti, il Pantheon unisce ad una struttura cilindrica, di chiaro stampo romano, lo splendido colonnato esterno di ispirazione greca. Ma la straordinarietà del Pantheon non è solo nella sua architettura o bellezza esteriore. Il Pantheon rappresenta una vera e propria rivoluzione culturale, in quanto fu il primo tempio ad essere concepito per la gente comune. Oggi può sembrare un concetto scontato, ma nei tempi antichi i templi erano luoghi proibiti, prerogativa esclusiva di sacerdoti o vestali. I templi erano concepiti per essere belli e imponenti dall'esterno e l'ingresso era precluso a tutti, pena addirittura la morte. Il Pantheon ribalta questo concetto e per la prima volta viene immaginato un luogo di culto aperto a tutti, dove i fedeli potessero spiritualmente entrare in contatto con la divinità. In pratica, il Pantheon può essere considerato come l'antesignano di tutti i successivi edifici di culto che nel mondo saranno poi edificati come chiese, sinagoghe o moschee. Per entrare, attraversiamo il pronao con la sua imponente foresta di colonne di granito. Ce ne sono 16, monolitiche, alte più di 14 metri, alcune grigie e altre in granito rosa di Aswan, queste ultime portate dall'antico Egitto, con un trasporto che tutt'oggi definiremmo eccezionale. Oltrepassata la porta d'ingresso, l'effetto che si prova è volutamente schiacciante. Di colpo ci si ritrova in questo enorme spazio vuoto che dà le vertigini e che fa sentire molto piccoli. Così bisognava sentirsi dinanzi al cospetto degli dei, e chiunque provi ad entrare oggi avrà la possibilità di vivere la stessa sensazione che i romani provavano quasi 2000 anni fa. Lo spazio si presenta come una sfera perfetta simboleggiante la volta celeste. L'altezza della cupola è identica al diametro, creando un equilibrio perfetto e un'armonia unica. La sua forma è tonda per mettere tutti gli dei sullo stesso piano di importanza. Tutto intorno, infatti, situate in 7 splendide nicchie, comprese tra 2 colonne corinzie, si trovavano le 7 divinità collegate al culto dei pianeti o presunti tali come il Sole, la Luna, Venere, Saturno, Giove, Mercurio e Marte. Con la cristianizzazione alcune di esse vennero usate per la costruzione di piccoli altari e dedicate a martiri cristiani. La grandiosità del Pantheon è data soprattutto dalla sua maestosa cupola. Ancora oggi è la più grande cupola in muratura mai costruita. Innalzarla utilizzando solo mattoni sarebbe stato impossibile. Il soffitto, infatti, non avrebbe retto il suo stesso peso, collassando.